Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Questa sera lanciamo un SOS un po' particolare, perché noi lanciamo degli SOS per risolvere delle situazioni. Qui c'è da... c'è da risolvere una bella situazione. Sì, sì. E il punto interrogativo com'è? Cosa c'è da perdere ancora? Caro? PD. Caro PD, cosa c'è da perdere ancora? Qualcosa c'è da perdere. Ancora c'è, perché il prossimo anno c'è un'altra tornata di amministrativo. E poi c'è le regionali. E poi c'è le regionali. Cosa c'è da perdere? Ma molto, molto, molto presto ci sono le amministrative in comuni comunque molto importanti della provincia. In provincia ricordiamo che sono elezioni indirette, quindi il cambio della presidente della provincia non è stato votato dagli elettori, ma è stato votato dai consiglieri, giusto? E la, sai che c'è un calcolo difficilissimo. E l'attuale presidente della provincia, Silvia Chiesa, con i voti trasversali. Sì, perché alcuni non si sono presentati del PD o addirittura hanno votato contro. Hai visto? Ma è normale questo. Poi è un po' la stessa cosa, scusa. Che la senatrice, l'ex senatrice. Chi è l'ex senatrice? Donella Mattesini. Donella Mattesini. Ha dichiarato che sono dei vigliacchi. Parole forti. L'ha detto lei, l'ha detto nel giornale, visto che sono dei vigliacchi, ma non se ne è accorta che i vigliacchi si sono già da un pezzo. Io me ne sono accorto già 10 anni fa, che sono, no, 9 anni fa, che sono i vigliacchi. Lei se ne accorge soltanto adesso, eppure vive il partito, quindi sa benissimo come funziona. Comunque. E questa diatriba che c'è all'interno del PD, se continuerà, sicuramente porterà alla perdita totale di tutta la provincia di Arezzo. Cioè, perché quindi l'ala non renziana che cosa fa, secondo te? O vota contro? Questo non lo so, perché nel segreto dell'urna ci va. Magari quelli che non hanno votato si sono già esposti, non avendo votato non gli stava bene sicuramente nessuno dei due e quindi non ci sono andati. Quelli che hanno votato contro, logicamente, possono avere dei problemi all'interno del partito, questo sì. Però, vedi, purtroppo questo è il risultato di anni di politica e di partitica all'interno del PD che ha portato a questo sfascello. E quello che mi dispiace è che coloro i quali hanno contribuito a questo sfascello sono sempre lì al banco di comando. Ora, visto che il povero segretario provinciale se n'è andato, ha fatto da capo espiatorio, ma il capo espiatorio non doveva far lui, lo dovevano fare tanti altri che sono lì in quegli scranni, che tanti anni che ci sono e che hanno portato queste conseguenze. Ma si può vivere anche senza PD? Oppure dobbiamo avere questo cruccio? Per me, diciamo, si vive male. Lo sai, per me si vive male. Senza una sinistra può essere anche altri partiti. Senza detto una sinistra democratica veramente valida si vive male, perché oggi vive solo di destra, effettivamente. No, ci possono essere anche altre realtà di sinistra che possono nascere, non è che il PD deve avere speriamo il monopolio. Nascano, no? Speriamo che nascano, perché altrimenti ad oggi non c'è niente. Ad oggi non si intravede alcuna possibilità che a sinistra venga fuori qualcosa di interessante. Speriamo che questo avvenga, speriamo che questi signori che sono a Sant'Agostino e forse anche a livelli più alti si accorgano dei danni che hanno fatto e abbiano il coraggio di prendere decisioni opportune e lasciano la mano a persone più serie, più corrette e più politicamente schierate a sinistra. Come era? Prima di 10 anni fa. Come eri? Tu stai senso? Parlando di te stesso praticamente? No, sembrava. No, io non sono mai stato poi un militante. Sono sempre stato un po' battitore. Ti mettevi le mani dove contava, un battitore senza essere libero, militante. Che usava la testa, forse è per questo che è anche ho bagato, perché usava la mia testa. E non si può usare la testa propria. Ma onestamente, bisogna metterla a masso. Questa alternanza tra l'attuale giunta e la giunta precedente, onestamente e oggettivamente. A vedere così come vanno le cose, al di là degli slogan che fanno a volte indignare qualcuno, ma hai percepito dei cambiamenti significativi da questa alternanza? Non ho visto cambiamenti, perché non è stato fatto niente né la precedente né questa qui. Quindi allora ora però qualcosa viene fatto. Cosa viene fatto? Il cambio della sede della polizia municipale. Ah. Che poi hai sentito il sindaco. Il sindaco ha detto che non si è incaponito, non è che si è incaponito, capito? No, pensavo mi dicevi il bando periferie. No, quello non mi dire ancora.
Comunque il sindaco ha convinto tutti gli agenti della polizia municipale, ma argomento per argomento. Sinceramente sono stato diverse volte alla polizia municipale, però ti devo dire che l'ha convinti poco. E allora... ingollano, stanno ingollando. E d'altronde la polizia municipale non possono fare, i singoli non possono fare politica, ma devono fare il loro mestiere, e quindi di conseguenza intervengono sulle cose che effettivamente tangono le loro problematiche. Però dal punto di vista sede loro possono, aspettano, però aspettano a vedere cosa succederà. Il PD quando le macchine non potranno uscire perché c'è tutto l'ingorgo, quando ci sarà qualche emergenza e non potranno uscire perché di là c'è le scuole, di qua c'è la strada che è trovata piena. Ha detto che possono allargare, hai sentito che ha detto il sindaco? Possono allargarsi. Sì, sì. Come si faceva negli anni 30, si buttano tutti i palazzi e poi si fa i viali. Il PD su questo vedremo se terrà questa voce forte come ha sollevato lui con Arezzo in Comune, questa pratica molto, che fa molto discutere nell'ex scuola di Via Filzi, portare la polizia municipale. Adesso vediamo se il PD però questa voce alta la terrà persistente sempre fino alla fine. Vediamo un po' cosa succede. Da qui si vede anche la vitalità di questo PD. Speriamo. Ci vediamo domani.